Napoleone Bonaparte. Prima parte, le guerre. Il regime napoleonico durò un po' più di 15 anni, dal 1799, quando prese il potere con un colpo di Stato, il 18 Brumaio, fino al 1815, quando terminò la sua ultima campagna, appunto nella battaglia di Waterloo. Fu un periodo contrassegnato da moltissimi conflitti, quasi ci furono guerre quasi in continuazione, e Napoleone dovette combattere contro ben sette alleanze, appunto coalizioni antifrancesi. Sempre contro di lui si schierarono gli inglesi, che non potevano tollerare che di fronte alle loro coste ci fosse una grande potenza in grado eventualmente di attaccarli, e gli inglesi appunto alleati, uniti a delle varie coalizioni di altri paesi nel continente, coalizioni non molto unite, e proprio questo fu proprio uno dei motivi per cui Napoleone riuscì spesso a vincere. Altri motivi delle sue vittorie furono una serie di innovazioni militari. Beh, innanzitutto, numericamente, gli eserciti di Napoleone erano spesso superiori a quelli dei suoi avversari. Grazie alla leva militare era possibile sfruttare appieno la ricchezza, diciamo così, demografica della Francia e di tutti i territori che entrarono a far parte dell'impero francese. Dal punto di vista dell'organizzazione delle truppe, lui creò le divisioni e i corpi d'armata. In tal modo era possibile muovere eserciti anche molto grandi, mantenendo un comando unitario. Altri motivi furono, carattere tattico, gli attacchi in colonna, che erano già stati sperimentati con successo dagli eserciti rivoluzionari, furono resi più precisi e furono coordinati con un uso innovativo dell'artiglieria. I nuovi cannoni erano standardizzati, avevano quasi tutti lo stesso calibro e venivano utilizzati non uno alla volta come accadeva prima, ma in massa, la cosiddetta manovra del fuoco, ovvero bisognava concentrare tutto il fuoco dell'artiglieria su un solo settore dello schieramento avversario, in modo da poterlo scompaginare. Solo dopo la fanteria attaccava con le sue baionette. Un altro metodo con cui Napoleone riuscì a vincere fu la rapidità con cui mosse i suoi eserciti. I corpi d'armata di Napoleone avanzavano rapidamente, sconvolgendo i piani avversari e riunendosi pochi giorni o poche ore, addirittura prima o addirittura durante le battaglie che combatteva. In tal modo Napoleone riusciva a spingere i suoi avversari a separarsi, mentre i suoi corpi d'armata, quasi miracolosamente, alle volte si riunivano contro solo una parte dell'esercito avversario. Queste manovre rapidissime però ebbero degli inconvenienti molto gravi per la popolazione civile. Le truppe non si portavano dietro i convogli di carri con i rifornimenti, ma vivevano praticamente a spese dei territori occupati. Ovviamente c'erano delle missioni di foraggiamento con cui i contadini e gli abitanti venivano spogliati, non solo, ma i contadini erano obbligati anche a fornire carri e animali a trasporto, con conseguenze disastrose per quanto riguarda i lavori agricoli. Con questo strumento, Napoleone, che era appena ritornato dall'Egitto, riuscì a vincere le truppe della seconda coalizione. In modo particolare, l'Austria venne battuta in Italia a Marengo. Con la pace, che fu firmata nel 1802 ad Amiens, l'Italia ritornò in mano ai francesi. Quindi si ritornò ad una situazione precedente alla seconda coalizione. Il prestigio ottenuto da Napoleone fu immenso
E Napoleone poté prima diventare un console, primo console, quindi superiore agli altri membri dell'esecutivo. Poi divenne console a vita e infine nel 1804 si proclamò imperatore. Questa autoproclamazione fu ratificata da un plebiscito, un referendum con cui i francesi, con una stragrande maggioranza, circa 3 milioni e mezzo, votarono sì, soltanto 2.500 votarono no. Alla presenza del Papa Pio VII, Napoleone si proclamò appunto imperatore dei francesi. Tutta i quadri rivelano tutta la sua ambizione di essere un erede di Cesare, di Alessandro Magno, con i tipici vestiti degli imperatori anche del Sacro Romano Impero. Contro questo impero sorse una terza coalizione. Inghilterra, Austria, Russia e anche il Regno di Napoli si unirono, ma Napoleone riuscì con una delle sue campagne più brillanti a battere prima gli austriaci a Ulm e infine austriaci e russi assieme nella grande battaglia di Austerlitz. La strategia napoleonica però era puramente terrestre. Sul mare l'imperatore non aveva grandissime competenze né aveva un buon strumento. Nella battaglia di Trafalgar, la flotta francese, che era unita a quella spagnola, che in quel momento la Spagna si era alleata alla Francia, beh, entrambe le flotte vennero distrutte dall'ammiraglio Nelson, poco distante da Gibilterra. Questa vittoria consegnò all'Inghilterra la superiorità marittima praticamente per tutto il resto della guerra e anche per il periodo di pace successivo. In un certo senso la Gran Bretagna non ebbe grossi avversari sul mare almeno fino alla fine dell'Ottocento e forse anche fino quasi alla Prima Guerra Mondiale. Con la pace di Presburgo, Napoleone poté costituire un regno d'Italia che occupava solo una parte dell'Italia, il nord-est, diciamo, ed era suo vassallo. Ma sorsero anche altri regni vassalli, come il regno di Napoli, che fu affidato al comandante della sua cavalleria, Gioacchino Murat. E nell'Europa del Nord, in quello che era stato il Sacro Romano Impero, la Confederazione del Reno, un insieme di stati tedeschi, da cui erano esclusi sia l'Austria sia la Prussia, e che erano più o meno quasi tutti sottoposti alla Francia. Cessava così il Sacro Romano Impero. Da questo momento gli Asburgo dovettero incoronarsi imperatori d'Austria e basta. Battere la Gran Bretagna, non avendo più uno strumento marittimo, una flotta, Napoleone pensò di utilizzare uno strumento economico, un blocco continentale che fu varato nel 1806. Gli scambi commerciali con la Gran Bretagna furono vietati. Si voleva così strangolare economicamente la Gran Bretagna che viveva già allora del commercio. Per essere però efficiente, bisognava imporre questo blocco continentale anche ai paesi neutri dell'Europa, altrimenti attraverso questi porti le merci inglesi sarebbero prima o poi filtrate anche in Francia. Quindi questa politica, il blocco continentale, comportò tutta una serie di frizioni e di guerre successive per obbligare tutto il resto dell'Europa a seguirla. La Gran Bretagna, d'altra parte, reagì con un controblocco, cioè vietando alle navi francesi di abbandonare i porti della Francia e anche con un diffusissimo contrabbando che vedeva spesso consenzienti gli stessi francesi, i quali volevano continuare a godere di prodotti come lo zucchero o il cacao o il tabacco. Proprio nell'ambito di questa politica tesa a obbligare il resto d'Europa a vietare le merci inglesi, Napoleone invase la Spagna.
Con un pretesto, la Spagna venne occupata senza grossa resistenza e trasformata anch'essa in un regno vassallo affidato al fratello di Napoleone. Ma benché sconfitta sul campo, la Spagna continuò a resistere, o meglio, gli spagnoli continuarono a resistere. La popolazione spagnola, un po' per motivi religiosi, un po' per patriottismo, avviò una tattica, un insieme di combattimenti praticando la guerriglia contro gli invasori francesi, i quali scatenarono ovviamente delle ritorsioni violente come quelle raffigurate da Goya nei suoi quadri. Le guerre non erano terminate, a questo punto fu la Prussia che si era tenuta un po' da parte nelle guerre precedenti, adesso si rese conto che la Francia era troppo potente. Entrata in guerra, la Prussia però con grande sconcerto venne battuta nella battaglia di Jena. Napoleone poté entrare da trionfatore dentro a Berlino e la Prussia subì una notevole riduzione dei suoi territori, ritornando ad essere essere esclusa dal club delle grandi potenze. Per alcuni anni la Prussia non ebbe quasi un esercito, anche se questa sconfitta la obbligò ad avviare una politica di riforme che ebbero un notevole successo, anche se solo una decina di anni dopo, quando poté ritornare ad avanzare pretese da grande potenza. L'Austria tentò nuovamente la ripresa, ma anche la quinta coalizione venne battuta nella battaglia di Wagram. La pace della Schönbrunn, pace firmata nella stessa residenza degli Asburgo, finì per riconoscere tutte le conquiste di Napoleone e anche altre. Non solo, ma l'imperatore d'Austria dovette concedere a Napoleone di sposare Maria Luisa d'Austria, ecco un Asburgo. A questo punto il sistema napoleonico era giunto al suo massimo livello. L'impero si estendeva sulla Francia, il Belgio, l'Olanda, parte dell'Italia, Germania, la Croazia, la Spagna. Inoltre c'erano tutta una serie di regni vassalli, appunto dalla Spagna a tutti questi, il Regno di Napoli, l'Italia, Confederazione, parte della Polonia, tutta la Scandinavia. E era il momento della massima espansione dell'impero napoleonico.